Il Lumezzane rimane agonizzante e malato di vittorie. Anche contro il Bassano la squadra allenata da Giancarlo D'Astoli continua la sua discesa negli inferi della classifica perdendo in casa 3-2. L'orgoglio e la forza d'animo dimostrata sul campo non sono bastati a strappare almeno un punto nella gara con una delle protagoniste indiscusse della stagione. Gol, emozioni e capovolgimenti di fronte alla fine hanno premiato il coraggio e l'astuzia degli avversari. Lumezzane a buttare al vento più di 50 minuti nei quali la squadra valgobbina ha regalato gol e campo alla squadra ospite. E così il Bassano ne ha subito approfittato segnando al 33esimo con Pietri Biasi e raddoppiando al 10° della ripresa con un eurogol di Falzerano. D'Astoli e l'azionista unico Renzo Cavagna possono solo essere felici della reazione avuta dal Lumezzane, non certo del risultato. Sotto 2-0 la formazione rosso-blu ha riacciuffato il punteggio segnando con Nossa e trovando poi il momentaneo 2-2 con la prima rete stagionale di Mancoso. Ma gli errori strutturali dell'11 bresciano sono evidenti e spesso devastanti. A mettere a nudo la fragilità di un gruppo che ha smarrito la retta via della vittoria era Proietti, abile a toccare sotto porta un assist perfetto dell'ex Loiacono. Amarezza e sconforto in casa Lumezzane per una situazione sempre più difficile e complicata con una classifica a farsi ogni giornata sempre più preoccupante. Serve immediatamente una versione di tendenza con i soli 13 punti racimolati in 14 gare.